Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di About Sal. Ci eravamo lasciati al termine dell'ultimo episodio, il numero 2, dopo aver fatto un po' di familiarizzazione con il commercio qui in Irlanda. Adesso sono giunto alla Casa Lunga, la Casa Reale, per informare il cugino Barid dei progressi ottenuti, ovvero abbiamo recuperato il dono per Flanshinna e ci attende un evento solenne come la incoronazione appunto del Re Supremo d'Irlanda, per cui vado dal cugino e lo informo. Barid, il dono per Flan è in viaggio per il MIT. Molto bene. Mi stavo giusto preparando a partire per l'incoronazione, anche se ho un problema da risolvere. Che problema? La poetessa di Flan, Kira, era qui per annunciare un invito formale, ma ora non so dove sia andata. Credi che sia in pericolo? No, credo che sia andata a divertirsi. Ai mercati di Dublino, credo. Abbiamo bisogno di lei. La somma poetessa è un importante membro della corte reale. L'incoronazione non può avvenire senza di lei. La troverò. Dove ci incontreremo? Alle porte di Dublino. Terrò i cavalli pronti. Ok. Quindi trova la poetessa di Flan, fa spesso visita al mercato di Dublino, che comunque dovrebbe essere abbastanza vicino, perché è esattamente dove si trova anche il banco di Azar, ma per fortuna ci penserà Sinin. Mostrami. Ok. Dov'è che sei? Dovrebbe essere qui. Cosa che fa rima? Basta con i guaiti! Per il bene delle nostre orecchie, chiudi quella bocca! Certo, ma tu sei un idiota. Siete tutti uguali. Prendetela! Non potete lasciare cantare un usignolo in gabbia. Merda. Speravo che un pubblico di danesi sordi lo permettesse. Tu sei Kira? Tenetela giù! Oh, meraviglioso. In quanti guai sono in grado di ficcarmi? Mi dispiace, lei viene via con me. No, no, no! Risponderà dei suoi insulti! Non puoi ripensarci. Sei in debito. Splendido. Minotaur verrebbe più di me. No, no, piano. E dai, però. Qualcun altro? No, bene. Fai riprendere La nostra Kira. poetessa ha fatto amicizia con il terreno. Eh sì. Aspetta, voglio depredare. Ok. Raccogli. Dove la In piedi, porto? poetessa. Cielo, mi gira tutto quanto. Un bagno freddo ti farà riprendere. Ecco appunto. La mia idea era proprio questa, cioè di portarla nel fiume, ma vabbè, anche uno stagno ci va bene. E no, però non basta.
Vabbè, proprio la devo buttare a mollo, via. Ma che cavolo? Perché l'hai fatto? Per ripulirti dalla birra. Se pensi che ti avrei trascinato fino a Tara, ti sbagli. Tara? Aspetta, ma tu chi sei? Barid mi ha mandato a prenderti. Ti aspetta alla stalla. Ah, un'emissaria. Dimmi, quanto denaro vorrebbe un'emissaria per non riferire di questa zuffa a Barid? Sai, mi legherebbe subito a una guardia non appena metto piede a Dublino. Quell'uomo sa essere suscettibile, se sai cosa intendo. Lo so. Barid è mio parente. Bene, credo che la mia bocca abbia parlato fin troppo oggi. Aprila di meno. A me sta bene. Andiamo? Ok. Segui Kira da Barid. Barid non mi ha mai parlato di te. Qual è il tuo nome? Eivor. Giungo dalla Norvegia. E ora vivo in Inghilterra con il mio clan. Un clan, eh? Sono tutti picchiatori come te? È solo grazie ai miei pugni. Se puoi cantare ancora, poetessa. Sì, è vero. Barid. Iniziavo a preoccuparmi. Che è successo? Ci Niente. Sono stati problemi. Non c'è bisogno di tanta tensione. Si parte per Tara? Non vorremmo fare tardi per l'incoronazione. Dopo di te. Qual è il mio cavallo? L'ultimo? Ok. Una sorpresa incontrare una tua parente, Barid. Eivor mi ha detto di venire dall'Inghilterra. Sì, Eivor è qui per migliorare il commercio di Dublino e per assicurarci scambi con terre lontane. Col tempo, Dublino diventerà il cuore del commercio irlandese e tutti i regni ne beneficeranno. Il futuro re supremo ne sarà più che lieto. Sì, beh, oltre al commercio, spero che per Flann Dublino sia un'amica e un'alleata. In molti lo sperano. Stringere rapporti con Barid converrebbe a tutti. Sarebbe stolto per il re non approfittarne. Credo che Eivor non sia al corrente di tutta la storia, Barid. Speravamo di avere un incontro con Flann. Voglio consolidare il nostro legame. Credi che ci riusciremo? Forse. Vedremo come andrà la serata. Ok, ci siamo. Un grande evento, eh? Non si è risparmiato, questo è chiaro. Mia signora, uno dei sacerdoti è scomparso. La sua tenda è sottosopra. Temo che gli sia caduta una disgrazia. Scomparso? Ne sei certo? Forse sta bene. Forse è in pericolo. Dov'è Flann? Deve ancora arrivare. Questo ci dà del tempo. Kira, agisci come se nulla fosse. Barid e io andremo a indagare. Dov'è la sua tenda? Sulla collina, a sinistra. Siate cauti. Ok. Vediamo un po'. Esamina. C'è stata una lotta.
È la vigilia dell'incoronazione. Già ci sono problemi. No. Sta cosa qua non riesco proprio. Vigile. Ancora non sappiamo niente. Zona d'indagine. Esamina. Una vicenda oscura. Dobbiamo seguire il sangue. Sì, in effetti. Uno spiedo succulento. Torniamo indietro e seguiamo un'altra traccia. Un'altra traccia, dici? E quale potrebbe essere? Qua? Qui c'è sangue ovunque. Cos'è? Poema infantile, vabbè, non mi interessa, non credo perlomeno. Qui c'è sangue di nuovo. Se continuassi a seguire il sangue, magari, forse, riuscirei in qualche modo a cavarmela. Esamina. Il sangue si ferma qui. Dove vanno questi segni di ruota? Dove vanno? Segui le tracce. Credo che questa storia finirà male. Lo temo anch'io, cugino. In un giorno tanto speciale, poi. Forse l'incoronazione sarà rovinata. Sì, può essere, in effetti. Forse conveniva prendere il cavallo? O forse no? E se io prendo il cavallo, magari... non so... Barid? A cavallo, su? No, niente. Vabbè. Ma che fa? Vabbè. Io comincio ad andare, poi tu magari mi raggiungi. Prosegue di qua. Ok. Vola su queste terre, amica mia. Ecco. Là c'è un carro. Dove, dove, dove? Esamina. Hanno avuto un imprevisto. Lo riconosci? Questo è Senan, il prete. Quei bastardi lo hanno spogliato. Quel campo lassù, che cos'è? Anakdu non è un campo, ma sembra che qualcuno lo abbia reso tale. Andiamo. E tocca prendere di nuovo il cavallo, vai. Mi sa che stiamo per scoprire... Hanno rapito il prete e preso i suoi abiti. Credo che qualcuno abbia intenzione di indossarli. Sì. Per travestirsi. Lo scopriremo presto. E tra l'altro dicevo che... no, vabbè, era vicino. Mi sa che stiamo per scoprire finalmente questa... Devo stare setta molto dei attento. Druidi. Ecco. E quello è vestito da prete. Stammi dietro. Uccidi i banditi. Andiamo su. Circondiamo il nemico. Tutto qua. Ordine di uccisione. L'incoronazione del Re Supremo è prossima e a quel punto il potere del Luinail del Nord passerà a Luinail del Sud. Prima che ciò accada devi assicurarti che Flanshinna esali il suo ultimo respiro. Travestiti da prete e confonditi nella cerimonia a Tara. In questo modo potrai avvicinarlo, tagliagli la gola mentre gli ospiti lo celebrano. Doveva uccidere Flan. La lettera è anonima. Un nemico segreto. Interessante. Vieni,
Dobbiamo riferire tutto a Kira. Sono con te. Devo dire che ti sei comportata bene, Eivor. Di certo non sei estranea a incontri del genere. Devo dire che anche tu te la sei cavata. Che ho fatto tutto oggi io. Abbiamo sventato un regicidio. Se solo sapessimo chi c'è dietro. Hai idea di chi potrebbe spingersi a tanto? Potrei scommettere sui re dell'Ineil del Nord. Anche se in particolare sono i re dell'Ulei da odiare Flan. Per ogni re, la stessa storia. Ok. Eppure io... Vabbè, a noi credo sia abbastanza chiaro il fatto che ci sia dietro questa famosa setta dei druidi, che ancora non abbiamo avuto modo di incontrare né di conoscere. È chiaro che fin qui si comincia a parlare, no, di complotti su chi potrebbe appunto volere la morte del Re Supremo, però io penso proprio che alla fine scopriremo che si tratta di questa setta dei druidi. Intanto torniamo da Kira e informiamola di quanto abbiamo scoperto. Ci sono novità. Il prete è morto. E anche i suoi assassini. Banditi. Ho trovato questo. È un ordine per uccidere Flan. Uno di loro si era travestito da prete. Intendeva scozzare Flan durante l'incoronazione. Sotto i nostri occhi. Perché rischiare? Perché non avvelenarlo? O ucciderlo nel sonno? Il veleno può fallire. E un assassinio nel sonno non è teatrale. Ma è una giusta domanda. L'assassino sapeva che non sarebbe sopravvissuto. Era pronto a morire. Chiunque sia, il mandante vuole eliminare Flan. Dobbiamo avvertirlo. Lo faremo dopo l'incoronazione. Non voglio che ne sia turbato. Flan non se lo merita. Si godrà il momento. Raggiungilo più tardi nelle sue stanze a Darrow. Avrà il tempo di ascoltarti. Ora, se volete scusarmi, andrò a prepararmi. Vieni, Eivor. L'acqua non era tanto sporca, no? Tu non sai molto sul ruolo di una poetessa, vero Eivor? Illuminami. Lo farò. Beh, che cosa stai aspettando? Vi ho chiesto di scusarmi. Vale anche per te? Vedo molti re qui. La notizia dell'incoronazione si è diffusa in ogni dove. Su, uniamoci a loro. Quello è lui? Flan? Sì. Che stanno facendo? Lo benedicono. L'abate Eogan è la più alta carica spirituale dei cristiani. La sua benedizione attesta che Flan è pronto a sostituire il suo predecessore. Avviene tutto davanti a Lia Fall, una pietra sacra che, secondo la leggenda, dona un lungo regno ai re giusti. E funziona? Dipende cosa intendi per lungo. Questa cerimonia è lunga. Quando si mangia? Non sei cambiata. Ormai sono qui. Tanto vale che mi diverta. Flan for eating ye chi coke. Tu al chak
E con questo, Flan ha molti più nemici. Le guerre dinastiche sono lunghe. Se è un re scaltro, sarà in cerca di alleati. È scaltro, ma sa essere feroce. Intende conquistare il nord perché ha sete non solo di potere, ma anche di sangue. Durante il nostro viaggio da Dublino, Kira sembrava suggerire che c'è altro tra te e Flan. Di che si tratta? Un dettaglio molto grosso. Ecco, il re del nord che mi ha incoronato, Ed Findlia, uccise il padre di Flan per spodestarlo dal trono. Poi, come da tradizione, sposò sua madre. Inutile dire che tra voi non corre buon sangue. No, per Flan Ed era una serpe velenosa e tali erano anche i suoi alleati. Conquistare la sua fiducia non sarà facile. Gli abbiamo appena salvato la vita. Letteralmente. Questo gli farà almeno venire un dubbio. Speriamo. Partirò subito per Darro. Raggiungimi là quanto prima. Ebbene ragazzi, dimostrazione di carattere e la nuova missione. Abbiamo completato Flan, re d'Irlanda, e adesso dobbiamo incontrare Flan a Darrow, che dovrebbe essere una sorta di quartier generale, e si trova qua giù, eccolo lì. Bene, ci vado subito e vediamo se riusciamo a convincerlo della nostra buona fede e di quella di Barid soprattutto, tanto che siamo qui per aiutare lui più che altro, anche se in fin dei conti pensavo un po' a quella che è stata la una delle cose principali che abbiamo dovuto fare nel gioco base, nella campagna di gioco principale, quella di conquistare tutti i regni dell'Inghilterra e stringere alleanze con i diversi sovrani per appunto aumentare la forza del clan del Corvo. Adesso stiamo cercando alleanze anche in altre terre, per cui insomma va bene tanto aiutare Flan quanto dare una mano noi stessi. La nebbia. Ah, oddio. Luogo maledetto. Io vado di qua invece. Flan è dentro. Rilassa le spalle. È un'opportunità per lui quanto lo è per noi. Sì, è vero. Ok. Andiamo ad omaggiare il nuovo re. Barid, ti do il benvenuto a Darro. Non ci vediamo da tempo. Grazie per avermi incontrato, Lord. Il nostro dono è stato apprezzato. Spezie esotiche a me del tutto sconosciute. Sono colpito.
E questo non è niente. Presto Dublino sarà nota come il pilastro del commercio irlandese. Lunga vita e un regno prospero, mio re. Quale lealtà? È un onore. E tu sei Eivor. Ti ringrazio per il coraggio mostrato poco prima dell'incoronazione. Lord. Pare che i miei nemici non abbiano voluto attendere neanche l'inizio del mio regno. Temo che sia una storia vecchia tra gli Nail del nord e del sud. Ma io ne scriverò la fine una volta per tutte. Con una guerra? Un re supremo deve controllare la sua terra. E io lo farò. Se servirà una guerra, devo essere pronto. Il nostro commercio ha molto da offrire, compresi i soldati robusti, tra cui Eivor, tutti pronti a battersi per te. Apprezzo il tuo desiderio di consolidare i rapporti tra il Meet e Dublino. Ma per quanto io sia in cerca di aiuto, a me sembra che il tuo popolo sfidi la tua autorità. Che intendi dire? Durante l'incoronazione qualcuno ha rubato un testo sacro razziando un monastero, il Libro di Kells. Sono stati dei danesi di Dublino. Il tuo sostegno mi sarebbe d'aiuto, questo sia chiaro. Ma distrazioni del genere potrebbero nuocermi col tempo. Parlami del libro, perché sarebbe colpa di Varid e se recuperassi il libro per te? Ok, iniziamo con questa domanda. Chiunque siano, i danesi hanno agito da soli. Non hanno a che fare con Varid. Non ha importanza. È gente di Dublino che minaccia la santità di questa terra. Sarebbe sconveniente allearsi con il loro re. È l'unico motivo. Se io recupero il libro e sistemo i colpevoli del furto, tu accoglierai Varid nella tua corte? Ci penserei. Questi danesi, sai dove si trovano? In un pantano a Inchro, a nord di qui. Eivor, la responsabilità è mia. Resta qui, ci penserò io. Ok. Trova il libro di Kells. I danesi sono al pantano presso Inchro, a nord di Darrow. Vediamo un po'. Allora, a nord di Darrow, quindi l'unico pantano che vedo è questo qui. Quindi io metto qui un segnale e poi mano a mano che ci avviciniamo, tanto ci verrà data la possibilità di individuare l'area precisa grazie a Sinin, per cui iniziamo la passeggiata e vediamo un attimino chi sono questi danesi. Ecco il pantano. Ok. E questi sono i ladri del libro di Kells. Dovrei cercare tra le loro cose. Tu chi sei? Vabbè, non ha importanza. Ah, sono tutti banditi. Bene, bene. Sin, guidami. Ok, dai. Qui tocca. Questo posto è guardato a vista. Io direi che possiamo provare un po' a semplificarci la vita. No, e te pareva. Stai venendo qui? Ti ammazzo! Dici? E il signore dei mastini non c'è più.
Dai, cavolo. Ok. Li abbiamo sistemati questi. Con un po' di fortuna. Vediamo un po' se c'è qualcosa qui dentro. Deve essere bloccata dall'altra parte. Eh sì, certo. Qui ovviamente non si apre. E va bene. Da qui, per esempio. E non ho più frecce. Maledizione. L'altro lato deve essere sbarrato. Vabbè, che posso fare? L'avevo vista delle frecce, sì. Ok. No. Ecco. Non va bene così. Che cosa abbiamo qui? E che cosa abbiamo? Gente sicuramente. Ok. Questo conferma le mie informazioni. Il libro deve essere qui intorno. Abbiamo fatto un bel colpo a Kells, un mucchio d'argento e altri oggetti che venderemo a caro prezzo. Ma che dobbiamo fare del libro che abbiamo trovato? Qualcuno ci ha messo dell'impegno ad abbellirlo, ma non ho idea di cosa ci sia scritto. Forse interesserà a quei fanatici cristiani. Ok, qualcosa l'abbiamo già trovata. E adesso vediamo un po'. Ucciso anche questo. Lì abbiamo un po' di situazione. No. Troppo lontano. Però ma vaffanculo, vabbè, va. Non è vero? No, certo che no. Vieni qua, vieni, che fai? Ehi. No, muori! Devi morire! Io devo morire? Dove è andato il terzo? Non hai più scampo ormai! Tu dici? Dove sei? Un lurido troll. Addirittura. E io non lo vedo. Ma vabbè. Dov'è? Stai per cadere. No, non va bene, non va bene. Beh, ormai qui si scende? Ehi. C'è qualcosa qua giù? No, ovviamente. Devo seguire i tesori, giusto? Quindi andiamo di qua per forza. Cosa?
Ma niente. Ciao anche a te. Però le viscere. Avanti. Per chi parteggerà Odino? Te lo dico io per chi parteggerà. Qui non si entra. Ok, va bene. Ah no, ecco, c'è qualcosa di là. Ma chi è? Attaccate da dietro! Di nuovo. Ok. Omicida. Non abboccate alle loro finte. Ok, deve esserci qualcosa qui per forza. Vediamo. Leggi. Non è quello che cerco. No. E va bene. L'altro dov'è? Avevo visto un'indicazione. Boh. Da qui si va via. Dov'è? Ah, eccolo. Va bene. Ehi! Il tuo tempo è scaduto! Dove sei? Vieni qua! Dietro e subito! E anche questo l'abbiamo sistemato. Si va. Ok. Aia. Cavolo, me ne ero accorto. Nota di Thorstein, Tuma, questa fortezza non solo impedisce ai nemici di entrare, ma è letale anche per chi si trova al suo interno. Queste picche appuntite sono ovunque, un uomo deve essere libero di pisciare senza doversi preoccupare per il suo uccello. Sì, mi sembra anche giusto, in effetti. Dove sarà? Qui dentro? Ah, c'è di nuovo Thorstein. Ma di nuovo lui! Sei tu! Ti avevamo detto di andartene, Thorstein. Lascia Dublino. Infatti, correggimi se sbaglio, ma non siamo a Dublino. No. Non era chiaro che saresti dovuto sparire? Oh, andiamo. Come potevo sapere che saresti arrivata fin qui? E perché sei qui? Per il libro che hai rubato. Hai razziato un monastero di recente. Più di un monastero, in realtà. I miei nuovi amici non si stancano facilmente. È un libro importante per i cristiani. Devi darmelo. I cristiani? Ha! Vedi? Sei una serva degli irlandesi! Io non ce l'ho.
Sei arrabbiata? Ti prego, non essere arrabbiata. Sei arrabbiata, vero? Non so proprio perché dovrei lasciarti vivere. Però so dov'è. Boyin Toms. Dei tipi strani mi hanno offerto uno scambio. Non ho resistito. Tu l'avresti fatto. Vedi? Hai capito. Siamo molto simili, io e te. Potrei quasi essere tuo fratello, io. Non uccidermi. Thorstein, non sei degno della mia lama. Non potrei essere più d'accordo. Ora sparisci. Sul serio, questa volta non sopravvivrai a un terzo incontro. Oh, ne ho abbastanza dell'Irlanda. Ho male alle caviglie a furia di danzare intorno a tutti questi re. Ci perdo e basta. Beh, non sempre. Magari prendo questo e questo. Ok, va bene. Allora, Thorstein ha scambiato il libro a Boyin Toms, che si trova dove di preciso? Ok, più a est. Bene, bene. Allora, andiamoci e vediamo di capire un attimino chi c'è dietro tutto ciò. Togliamo questi punti di riferimento e mettiamolo qui. Siamo arrivati, ragazzi, eccolo qui. Il luogo, di nuovo simboli di banditi. Non ci sono nelle vicinanze giare d'olio, per cui non posso far esplodere quell'ingresso lì. A questo punto mi sa che devo proprio entrare in scena da sopra. Oh, che caspita è? Devo essere cauta. Queste sono le persone che hanno comprato il libro da Thorstein. Ci sono pure dei cinghiali malefici. Oh, merda. Questo fa abbastanza paura. Druido del cinghiale, ho letto bene? Venite qua. Oh. Piano. No, male. E anche questo è sistemato. Raccogli cibo. Non sono tutti qua, a quanto pare. E certo. Perché l'ingresso è di sotto, quindi mi tocca comunque scendere giù. Ok, allontaniamoci. Zona di esplorazione. Una caverna nascosta. Chiunque siano, agiscono in gran segreto. Sì, in effetti.
Ok, ce ne saranno alcuni giù. E anche questo è sistemato. Io direi che possiamo provare a scendere. Ah, ecco. Ci hanno messo il trappolone. E va bene. Qui che c'è? Raccogli chiave. Quindi in ogni caso dovevo scendere per forza. Che faccio? Vado di qua. Per forza devo andare di qua. Dai però, maledizione. Ammazzati solo. Ok. E non ho risolto nulla ancora. Però forse sta porta qua. Questo è il libro. Il libro di Kells. Ora cerchiamo di uscire da questo luogo spettrale. Proviamo di qua. Ma che cos'è? Ah, ok, sì. Trovata subito l'uscita. Benissimo. Il cavallo è vicino. Porta il libro a Flan. Quindi devo tornare a Tara? Sì, esatto, proprio lì. Peccato non aver sincronizzato questo punto, altrimenti avrei approfittato di un bel viaggio rapido. Ma va bene così ormai. E quindi, ragazzi, abbiamo fatto la conoscenza della setta dei druidi. A questo punto appare evidente che si tratti di loro. E che cosa vogliono? Qui adesso si fa interessante, perché secondo me ci sono loro anche dietro al tentativo di assassinare Flan, però non ne siamo certi di questo. C'è un ponte da queste parti? Sì, uno di qua, uno di là. Andiamo dritto. E andiamo a prendere l'altro ponte. È un sacrilegio della peggior specie. Sapremo rimediare molto presto, abate. Hai la mia parola. Ed eccoci arrivati.
Il libro, l'hai trovato? La sua popolarità cresce sempre più. Lui è Eogan, abate di Armagh. Il libro è per lui. Mi ricordo, dall'incoronazione. Prego che tu non abbia faticato troppo per ritrovarlo. È un prezzo misero rispetto al sostegno del re. Che significa? Lord, tu sei il re supremo per volontà di Dio. Questi sono pagani. Senza alcuna offesa. Per me è normale, questo è un affronto, non mi interessa cosa pensi. Io direi di rispondere in questo modo. Non intrometterti, è una faccenda tra re. Voglio solo avvertire Flan delle possibili implicazioni. Tutto qui. E io le conosco bene, abate. Non avevo diritto di parlare così. È tempo che io vada, Lord. Perdonami per la mia fastidiosa intrusione. Non serve. Sono felice che il libro sia tornato in buone mani. Un bel carattere. Non biasimo l'abate per l'avvertimento. La storia indica che ne ha ben ragione. Qual è il rapporto? Mi sono occupata del capo nel pantano. Dublino non ti darà più alcuna preoccupazione. Allora, possiamo concentrarci su un altro problema. L'Uleid sta facendo pressioni sul Connacht. Questa alleanza va spenta prima che si infiammi. Per farlo, ci serve ottenere il sostegno degli altri regni. Parla con Kira, lei ti indicherà come agire. Io tornerò a Dublino per radunare uomini e risorse per la marcia. Mi saranno utili. Quando avremo rinforzi, ci vedremo a Nokfree e pianificheremo la strategia. Ci è voluto del tempo. Che è successo? Il libro era nelle mani di una strana setta. L'avevano ottenuto da Thorstein. Non dovevo risparmiarlo. Mio figlio aveva ragione. Su col morale. Siamo entrati nelle grazie del Re Supremo. Starò meglio quando la fiducia di Flan non sarà offuscata dal dubbio. Tornerò a Dublino. Parla con Kira. Dobbiamo ottenere l'appoggio degli altri re e in fretta. Molto bene, ragazzi. Allora, missione completata. Devo dire che mi è piaciuta particolarmente questa missione perché abbiamo finalmente fatto la conoscenza di questa famosa setta dei druidi, anche se fin qui l'approccio è stato solo violento. Non abbiamo avuto modo di capire chi siano né che cosa vogliano ottenere da Flan Shin e dal resto dell'Irlanda. Tuttavia, abbiamo completato la missione e adesso una nuova missione è già pronta per essere svolta. Si chiama Sforzi Bellici, dobbiamo parlare con Kira, la poetessa, e capire che cosa fare, perché come avete potuto vedere nella scena di intermezzo il Re Supremo ci ha detto che gli Uleid del Nord stanno facendo pressione sul Connacht e probabilmente questo qui è un tentativo per spodestare il nuovo Re Supremo. Nel frattempo, ragazzi, l'episodio corrente si chiude qui, decisamente più lungo rispetto ai primi due episodi, però ne è valsa la pena, sinceramente. Spero siate d'accordo con me. Se vi è piaciuto, vi chiedo soltanto di lasciare un mi piace, commentare, condividere il video con i vostri amici, ma soprattutto iscrivetevi al canale per supportare me, la serie nuova appena iniziata e ovviamente il canale. Io, come sempre, vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo episodio di Assassin's Creed Valhalla, l'ira dei druidi. Un saluto a tutti da parte di About Sal e ciao!